Al di sotto della calma ingannevole dell'inizio del XX secolo stava prendendo forma un manifesto sinistro che avrebbe gettato una lunga e oscura ombra sul mondo. Questo era Mein Kampf, che si traduce in La mia lotta, una dichiarazione agghiacciante scritta da Adolf Hitler durante la sua incarcerazione nella prigione di Landsberg nel 1924. All'interno delle sue pagine riposavano le fasi embrionali di quello che sarebbe diventato uno degli periodi più bui nella storia umana. Mentre Hitler langueva dietro le sbarre, i suoi pensieri si trasformavano in prosa velenosa, culminando in quest'opera in due volumi. Il primo volume, pubblicato nel 1925, e il secondo nel 1926, mettevano a nudo le sue ideologie distorte, una fervente convinzione nella supremazia della razza ariana, un odio profondo per gli ebrei e una sete inestinguibile di espansione territoriale. Poco sapeva il mondo che questi concetti si sarebbero presto trasformati nelle realtà orrifiche del Terzo Reich. Negli anni 30, la salita al potere di Hitler vide Mein Kampf diventare un inquietante presagio degli orrori a venire. La circolazione del libro è schizzata in alto, con oltre 10 milioni di copie stampate alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Divenne una pietra miliare dell'ideologia nazista. Le sue pagine alimentavano le fiamme dell'odio e del fanatismo che hanno portato all'Olocausto, un genocidio che ha reclamato le vite di circa 6 milioni di ebrei. La domanda rimane: come potevano semplici parole trasformarsi nella realtà terrificante delle camere a gas ad Auschwitz, degli esperimenti medici raccapriccianti a Ravensbrück e della spietata notte dei lunghi coltelli nel 1934, dove Hitler epurava i propri ranghi? Qualcuno avrebbe potuto prevedere la scala di devastazione che queste idee avrebbero portato. Riflettendo sulla saggezza di Frederick Douglass, che una volta disse: «È più facile costruire bambini forti che riparare uomini rotti», siamo ricordati del ruolo cruciale dell'educazione e della consapevolezza nel plasmare menti resilienti al richiamo sirena di ideologie distruttive. Unisciti a noi in questa esplorazione agghiacciante nelle profondità della psiche di Adolf Hitler e nel lascito oscuro lasciato dalla sua opera più infame. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Adolf Hitler, la creazione di un dittatore. Nel tessuto della storia del XX secolo, poche figure dominano come Adolf Hitler, tanto grandi quanto inquietanti. La sua ascesa dall'oscurità all'epicentro di eventi che hanno cambiato il mondo è un viaggio segnato da lotte personali, evoluzione ideologica e una ricerca incessante del potere. Comprendere il background di Hitler è fondamentale per capire il complesso mosaico della sua psiche e delle ideologie che hanno portato ad alcune delle ore più buie della storia. Nato il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, Austria, la vita precoce di Hitler è stata segnata da discordie familiari e tragedie. Suo padre, Alois Hitler, un severo funzionario doganale, e sua madre, Clara Pölzl, fornirono un ambiente familiare che oscillava tra disciplina autoritaria e calore emotivo. Le aspirazioni artistiche del giovane Hitler, in netto contrasto con le aspettative pratiche di carriera di suo padre, alimentarono un calderone di tensioni familiari. Le morti di suo fratello minore Edmund nel 1800 e di suo padre nel 1903 influenzarono profondamente Hitler, spingendolo in un'adolescenza ritirata e cupa. Nel 1907 la vita di Hitler prese una svolta decisiva. Si trasferì a Vienna sognando di diventare un artista. Tuttavia, le sue aspirazioni si sgretolarono quando l'Accademia di Belle Arti di Vienna lo respinse due volte. Questi anni a Vienna furono trasformativi. Hitler visse in povertà, vendendo cartoline e dipinti mentre era esposto a un crogiolo di idee politiche. L'antisemitismo e il nazionalismo dilaganti della città penetrarono nella sua coscienza, piantando i semi che in seguito sarebbero cresciuti nelle torbide ideologie del nazismo. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 fornì a Hitler il senso di scopo che aveva a lungo cercato. Si arruolò nell'esercito bavarese, servendo con distinzione sul fronte occidentale. Gli anni di guerra furono definitivi per Hitler. Egli sperimentò l'acameratismo della guerra di trincea, ricevette la Croce di Ferro per coraggio e, crucialmente,
trovò un nuovo nemico nella forma di presunti tradimenti interni, il cosiddetto mito del colpo di pugnale alla schiena, che incolpava la sconfitta della Germania sui traditori interni, piuttosto che sul fallimento militare. Questa narrazione sarebbe diventata una pietra angolare della sua successiva ideologia politica. La fine della guerra nel 1918 lasciò Hitler sconsolato. Come molti veterani, tornò in una Germania che a malapena riconosceva, una nazione sconfitta, economicamente devastata e politicamente instabile. Il Trattato di Versailles, firmato nel 1919, impose severe penalità alla Germania, alimentando un senso di umiliazione nazionale e risentimento. Fu in questo contesto post-bellico, tra il caos della Repubblica di Weimar, che iniziò il viaggio politico di Hitler. L'ingresso di Hitler nella politica fu segnato dalla sua precoce associazione con il Partito dei Lavoratori Tedeschi, che si unì nel 1919. Salì rapidamente alla ribalta con la sua oratoria infuocata e nazionalismo virulento, ribattezzando il partito come Partito Nazista dei Lavoratori Tedeschi, Partito Nazista. I suoi discorsi, colmi di retorica antisemita e antimarxista, attirarono un seguito in crescita. Il putsch della birreria nel 1923, un tentativo di colpo di Stato fallito da parte del Partito Nazista, portò Hitler in prigione. Fu durante la sua incarcerazione che scrisse Mein Kampf, un manifesto che delineava la sua ideologia e i piani futuri per la Germania. Il libro, una miscela di autobiografia, ideologia politica e strategia futura, offre uno spaccato della mente di Hitler in questi anni formativi. Esponeva le sue visioni su razza, spazio e la necessità di un forte leader autoritario per ripristinare la grandezza della Germania. Con il passaggio degli anni 20 ai 30, le difficoltà economiche causate dalla Grande Depressione fornirono terreno fertile per il messaggio di Hitler. L'ascesa del Partito Nazista al potere politico, culminata nella nomina di Hitler a cancelliere nel 1933, segnò la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio di un oscuro capitolo nella storia umana. Il mio Kampf e il Maelstrom di Weimar, una cronaca della Germania post-guerra. L'ambiente che diede origine al mio Kampf di Adolf Hitler era uno di tumulto, disperazione e sconvolgimento. La Germania post-prima guerra mondiale, una nazione umiliata e segnata dalla sconfitta, era terreno fertile per i semi dell'ideologia radicale. Il Trattato di Versailles, firmato nel 1919, aveva inflitto un colpo devastante alla psiche e all'economia tedesca. Impose riparazioni per un importo di 132 miliardi di marchi oro, una somma così enorme che alimentò l'iperinflazione, azzerando i risparmi della classe media e gettando l'economia nel caos. La Germania nei primi anni venti era un paesaggio di frammentazione politica e agitazione sociale. La Repubblica di Weimar, fondata nel 1919, era un audace esperimento di democrazia, ma affrontava sfide sia da sinistra che da destra. Insurrezioni comuniste, come la rivolta spartachista nel gennaio 1919 e tentativi di colpo di Stato di destra come il putsch di Kapp nel 1920, sottolineavano la natura fragile del nuovo governo. Fu in questa atmosfera di umiliazione nazionale e disperazione economica che Hitler trovò la sua voce. La crisi dell'iperinflazione del 1923, in cui il valore del Reichsmark crollò e i prezzi salirono, creò un senso di disperazione tra il popolo tedesco. Una pagnotta di pane, che costava 250 marchi nel gennaio 1923, schizzò a 200.000 milioni di marchi entro novembre. Questa catastrofe economica approfondì il disincanto del pubblico con il governo di Weimar e lo rese più ricettivo a soluzioni radicali. Hitler, con la sua oratoria carismatica, sfruttò questo diffuso malcontento. Si scagliò contro il Trattato di Versailles, che definì un diktat imposto dalle potenze alleate vincitrici, e denunciò i cosiddetti criminali di novembre, i leader tedeschi che avevano firmato l'armistizio che mise fine alla Prima Guerra Mondiale. Il suo messaggio risuonò con una popolazione che anelava a un ritorno alla grandezza nazionale. Il fallito putsch della birreria nel novembre 1923, un tentativo di Hitler e del suo partito nazista di prendere il potere a Monaco, portò al suo imprigionamento. Durante il suo tempo nella prigione di Landsberg, Hitler iniziò a dettare
Il mio Kampf al suo vice, Rudolf Hess. Il libro, che si traduce in La mia lotta, era sia un'autobiografia che un manifesto. Delinea le idee radicali di Hitler, inclusi il suo virulento antisemitismo e i piani per l'espansione tedesca. Il mio Kampf fu pubblicato in due volumi, il primo nel 1925 e il secondo nel 1926. Inizialmente attirò poca attenzione, ma con la crescita della stella politica di Hitler anche la popolarità del libro crebbe. Entro il 1933, quando Hitler divenne cancelliere della Germania, il mio Kampf aveva venduto circa 240.000 copie. Divenne una sorta di Bibbia per il movimento nazista, incapsulando le frustrazioni, le paure e le aspirazioni di una nazione ancora sconvolta dagli effetti della Prima Guerra Mondiale e delle sue conseguenze. Dalla prigione alla stampa. La genesi di Mein Kampf. Negli annali della storia, pochi libri hanno esercitato tanta infamia o influenza quanto Mein Kampf di Adolf Hitler. Questo manifesto, sia autobiografia che esposizione dell'ideologia politica di Hitler, nacque nell'ambiente più improbabile, una cella della prigione di Landsberg, un carcere fortezza. Condannato, Hitler si trovò di fronte a una sentenza di 5 anni nella prigione di Landsberg, entrando nelle sue porte il 1 aprile 1924. Tuttavia, il tempo di Hitler in prigione fu tutt'altro che tipico. Piuttosto che un penitenziario severo, Landsberg era relativamente confortevole. Hitler ricevette un trattamento speciale, ottenendo vari privilegi, tra cui una stanza privata spaziosa, la libertà di ricevere visitatori quasi ogni giorno e la possibilità di inviare e ricevere quante lettere desiderasse. Fu in queste condizioni quasi agiate che Hitler iniziò a scrivere Mein Kampf, dettando il testo al suo fedele seguace, Rudolf Hess. Egli disse famosamente: «Ho iniziato a scrivere la mia prima opera, che avevo deciso di chiamare 4 anni e mezzo di lotta, contro menzogne, stupidità e codardia. Un compagno di prigione a Landsberg suggerì La mia lotta, come titolo più breve e appropriato». Il primo volume di Mein Kampf fu completato a metà 1924 e pubblicato il 18 luglio 1925 dalla Franz Eher Nachfolger Verlag a Monaco di Baviera. La tiratura iniziale fu di 500 copie. Il secondo volume seguì nel dicembre 1926. In questi scritti, Hitler delineò la sua visione del mondo e i piani futuri per la Germania. Il libro abbracciava una gamma di argomenti, dalla sua vita precoce e dalle origini delle sue ideologie antisemite e nazionaliste, a teorie politiche più ampie, inclusa la concezione del Lebensraum o spazio vitale per il popolo tedesco. Nonostante la sua notorietà successiva, la ricezione iniziale di Mein Kampf fu tiepida. La prima stampa non si esaurì immediatamente. Tuttavia, con l'ascesa politica di Hitler crebbe anche la popolarità del libro. Entro il 1939 aveva venduto oltre 5 milioni e 200.000 copie ed era stato tradotto in 11 lingue. Il libro divenne un elemento fisso nelle case tedesche e lettura obbligatoria nelle scuole. I proventi di queste vendite contribuirono in modo significativo al reddito di Hitler, rendendolo milionario. Lo stile di scrittura di Mein Kampf è spesso descritto come verboso, divagante e difficile da leggere. È un misto di esperienze autobiografiche di Hitler, ideologia politica e piani futuri per la Germania, intrecciato con il suo antisemitismo velenoso e nazionalismo estremo. Il libro è stato usato come strumento per diffondere l'ideologia nazista e ha svolto un ruolo significativo nel plasmare le convinzioni del partito nazista e dei suoi seguaci. Una citazione notevole del libro, la personificazione del diavolo come simbolo di tutto il male, assume la forma vivente dell'ebreo, esemplifica il suo inquietante contenuto. Uno degli aspetti più inquietanti di Mein Kampf sta nella sua discussione aperta dei piani per una politica estera aggressiva e l'annientamento del popolo ebraico. Queste non erano semplici fioriture retoriche, erano progetti per ciò che si sarebbe poi svolto durante il regime nazista. Pertanto, il significato del libro non può essere sopravvalutato. Offre una finestra sulla mente di uno dei dittatori più famosi della storia e serve come un severo promemoria dei pericoli posti dalle ideologie estremiste. La pubblicazione di Mein Kampf segnò un punto di svolta nella carriera di Hitler. Al suo rilascio dalla prigione nel dicembre 1924,
dopo aver scontato solo 9 mesi della sua pena, Hitler si trovò interdetto dalla pubblica oratoria in Baviera. Tuttavia, Mein Kampf gli permise di continuare a diffondere le sue idee. Con la crescita della sua influenza politica, crebbe anche la popolarità del libro, diventando infine un simbolo del regime nazista e un elemento chiave nell'indottrinamento del popolo tedesco. Sviscerando il labirinto antisemita in Il mio Kampf di Adolf Hitler, un manifesto notorio inciso negli annali della storia, funge da esemplificazione agghiacciante della propaganda antisemita. All'interno delle sue pagine, Hitler costruisce meticolosamente una narrativa che demonizza la popolazione ebraica, proiettandola come la radice dei mali sociali e politici. Il libro, che si estende su 2 volumi, con il primo pubblicato nel 1925 e il secondo nel 1926, presenta gli ebrei non solo come un gruppo religioso, ma come una razza distinta e dannosa. Hitler impiega una miscela di teorie razziali, distorte e animosità personali per propagare le sue vedute. Marchia gli ebrei come una razza parassitaria, un concetto riecheggiato nella sua affermazione: ogni volta che incontravo un ebreo, non potevo fare a meno di sentire che non stavo vedendo un essere umano, ma un parassita in forma umana. Questa retorica è impregnata nelle tradizioni antisemite dell'Europa del XIX secolo, che postulava gli ebrei come cospiratori che orchestrano la dominazione globale. Nel suo perseguimento della purezza razziale, Hitler dipinge gli ebrei come l'antitesi della razza ariana. Li accusa delle difficoltà economiche della Germania, affermando che controllano sia il capitalismo che il bolscevismo. Questa teoria del doppio nemico è una narrazione strategica, unendo varie frustrazioni tedesche contro un unico capro espiatorio. Per esempio, afferma, la dottrina ebraica del marxismo rifiuta il principio aristocratico della natura e sostituisce l'eterno privilegio del potere e della forza con la massa dei numeri e il loro peso morto. L'antisemitismo di Hitler si intreccia anche con temi sociopolitici più ampi. Accusa gli ebrei di aver orchestrato la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, perpetuando il mito del coltello nella schiena. Questo culmina nella sua convinzione che lo sterminio degli ebrei fosse cruciale per il ringiovanimento della Germania. Dichiarando in modo agghiacciante, la lotta per la dominazione mondiale sarà combattuta interamente tra noi, tra tedeschi ed ebrei. Il suo rancore personale contro gli ebrei è evidente nei suoi ricordi di Vienna. Descrive un'evoluzione dall'indifferenza all'odio intenso, attribuendolo alle sue percezioni osservate della vita ebraica. Questo angolo personale infonde la sua retorica politica con un'intensità emotiva. Racconta: «Una volta che ho davvero scoperto gli ebrei, ho smesso di cercare un modo per non essere antisemita, riflettendo il sentimento antisemita europeo più ampio. Il mio Kampf trovò un pubblico recettivo. Entro il 1933 le sue vendite erano aumentate, indicativo di una società allarmantemente recettiva a tali idee. Questo riflette non solo un fenomeno tedesco, ma un malessere culturale e politico in tutta Europa nei confronti degli ebrei. La struttura disorganizzata del libro, una miscela di elementi autobiografici, ideologia politica ed esposizione teorica, non ne ostacola l'impatto. La sua narrazione, sebbene disgiunta, comunicò con successo il suo intento sinistro, la diffamazione e la ricerca di un capro espiatorio degli ebrei. Hitler enfatizza: tutto ciò è stato ispirato dal principio, che è abbastanza vero in sé, che nella grande menzogna c'è sempre una certa forza di credibilità. Esplorando il mio Kampf, diventa evidente che la retorica antisemita di Hitler non era mera bigotteria, ma una strategia calcolata per il genocidio. Il libro gettò le basi ideologiche per politiche come le leggi di Norimberga del 1935 e infine l'Olocausto. Il manifesto di Hitler sta come un triste testimone del potere distruttivo del discorso d'odio e una storia ammonitrice sui pericoli di lasciare che tali ideologie guadagnino slancio. Ideali ariani nelle ombre. La dottrina della purezza razziale in Mein Kampf, nell'inquietante manifesto Mein Kampf, scritto da Adolf Hitler durante la sua incarcerazione nel 1924 nella fortezza di Landsberg am Lech, il concetto di superiorità razziale ariana è presentato con inquietante chiarezza. All'interno delle sue pagine, Hitler esalta gli ariani,
che egli erroneamente afferma fossero i creatori originali di ogni cultura superiore, come l'apice dell'evoluzione umana. Egli attribuisce loro non solo attributi fisici come capelli biondi e occhi azzurri, uno stereotipo che è diventato sinonimo dell'ideologia razziale nazista, ma anche superiorità intellettuale e morale. Hitler afferma: «L'ariano è il Prometeo dell'umanità, dal cui brillante fronte è sempre scaturita la scintilla divina del genio», una citazione che esemplifica la sua idolatria di questa razza immaginata. L'ideale ariano di Hitler si basa sulla nozione di purezza razziale, un tema a cui ritorna ossessivamente in tutto il testo. Egli considerava la mescolanza razziale come una minaccia esistenziale alla supremazia ariana, sostenendo che ciò avrebbe portato alla diluizione e alla fine alla scomparsa della razza superiore. La sua infame citazione, «La purezza del sangue su cui dipende la sua esistenza, razza ariana, è minacciata dall'incrocio», rifletté questa paura radicata. Contrapponendo questa glorificazione degli ariani, Hitler denuncia veementemente altre razze, in particolare gili ebrei, come inferiori. Egli promuove una narrazione di lotta razziale, affermando la necessità per gli ariani di mantenere la loro purezza per continuare la loro dominazione. Questa convinzione ha portato alle orribili politiche di discriminazione razziale e all'olocausto, sostenute dalla sua dichiarazione. Il più potente contraltare all'ariano è rappresentato dall'ebreo. La dottrina della superiorità ariana in Mein Kampf non era un'ideologia isolata, ma faceva eco alle teorie razziali prevalenti all'inizio del XX secolo. Influenzato dalle opere pseudoscientifiche di teorici razziali come Houston Stuart Chamberlain, il cui libro I fondamenti del XIX secolo, 1899, ebbe un'influenza significativa, Hitler adattò queste idee a fini più estremi e politici. Chamberlain, un ardente ammiratore della cultura tedesca, aveva ritratto gli ariani, o teutoni, come esseri culturalmente e razzialmente superiori, un'idea che Hitler assorbì e amplificò. Nonostante la sua narrazione contorta e la prosa divagante, Mein Kampf trovò risonanza in molti nella Germania post-Prima Guerra Mondiale, un paese alle prese con la sconfitta e il tumulto sociale. Entro il 1939, la circolazione del libro aveva superato 5 milioni e 200.000 copie solo in Germania, indicando la sua vasta influenza e la spaventosa recettività delle sue idee. Concentrandosi sul concetto di superiorità razziale ariana, in Mein Kampf si penetra nel cuore della visione distorta del mondo di Hitler. Questa ideologia, più che un semplice aspetto della dottrina nazista, è stata una forza trainante dietro alcuni degli eventi più catastrofici del XX secolo. La visione di Hitler di un mondo dominato dagli ariani, sottolineata dalla sua convinzione che la stirpe ariana è destinata a trionfare, ha preparato il terreno per le politiche razziali del Terzo Reich, che hanno portato a immense sofferenze e perdite umane. Lo studio di questo aspetto di Mein Kampf è fondamentale, non solo come analisi storica, ma come un severo promemoria del potere distruttivo delle ideologie razziali portate all'estremo. Fame territoriale. Decifrando il Lebensraum in Il mio Kampf, il Lebensraum in Il mio Kampf è ritratto come un bisogno esistenziale per il popolo tedesco, che Hitler considera superiore. Egli sostiene che la crescente popolazione tedesca, da lui stimata a oltre 60 milioni, richiedesse nuovi territori per il sostentamento e la crescita. Questa idea, radicata nel concetto ottocentesco del darwinismo sociale, è riassunta nell'affermazione di Hitler. Un popolo che non capisce o è troppo vigliacco per tagliare per sé la fetta di pane di cui ha bisogno, non merita di esistere. Lo sguardo territoriale di Hitler è fermamente rivolto verso l'Europa orientale, in particolare la Russia, immaginata come il bersaglio principale per l'espansione. Egli immagina un impero orientale che fornisca sia il granaio che lo spazio vitale per la Germania. Questa espansione doveva essere più di una semplice conquista di terra. Comportava la soggezione e lo spostamento delle popolazioni slave. Hitler nota in modo inquietante: «Dobbiamo volgere i nostri occhi verso le terre dell'Est. Spezziamo finalmente la politica coloniale e commerciale del periodo prebellico e passiamo alla politica del suolo del futuro». Criticando la passata politica estera della Germania, in particolare i suoi falliti tentativi coloniali in luoghi come l'Africa,
Hitler li deplora come fuorvianti. Credeva che la vera espansione fosse a est, una visione immersa in storici impulsi teutonici verso l'Europa orientale, che risalgono al Medioevo. Egli considera ciò come un ritorno all'ordine naturale, affermando «L'aratro è allora la spada, e le lacrime della guerra produrranno il pane quotidiano per le generazioni future». Per Hitler, il Lebensraum era anche una giustificazione per una politica estera aggressiva ed espansionista. Vedeva la guerra come uno strumento necessario per raggiungere questa ambizione spaziale, un sentimento che risuona nella sua dichiarazione. La guerra sola porta alla sua massima tensione tutta l'energia umana e pone il sigillo di nobiltà sui popoli che hanno il coraggio di affrontarla. Il concetto di Lebensraum, sebbene aggressivamente perseguito da Hitler, aveva antecedenti nel pensiero tedesco. Influenze come Friedrich Ratzel, un geografo che alla fine del XIX secolo propagò l'idea dello spazio vitale come vitale per la sopravvivenza di una nazione, e Karl Haushofer, che fu mentore del vice di Hitler Rudolf Hess, plasmarono il pensiero di Hitler. Tuttavia, la presa di Hitler era molto più estrema, intrecciando queste ambizioni geopolitiche con la sua ideologia razziale. La politica del Lebensraum di Hitler prese vita in modo brutale alla fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40. L'annessione dei Sudeti nel 1938, lo smembramento della Cecoslovacchia e, in ultima analisi, l'invasione dell'Unione Sovietica nel giugno 1941 furono applicazioni pratiche di queste idee. L'invasione, denominata Operazione Barbarossa, non era solo una campagna militare, ma una crociata per lo spazio vitale, che portò a immenso spargimento di sangue e sofferenza. Oscurità velata, esplorando le profondità oscure di Mein Kampf. Un tema predominante in Mein Kampf è l'intensa animosità di Hitler verso il marxismo e il comunismo. Egli considerava queste ideologie come antitetiche alla sua visione di uno Stato nazionalista e razzialmente puro. Questo odio radicato è evidente nelle sue affermazioni come «la dottrina ebraica del marxismo rinnega il principio aristocratico della natura e sostituisce il privilegio eterno del potere e della forza con la massa dei numeri e il loro peso morto». Il disgusto di Hitler per il marxismo culminò nelle purghe politiche della fine degli anni 30 e all'inizio degli anni 40, dove migliaia di comunisti e socialisti furono presi di mira in Germania. Il disprezzo di Hitler per la democrazia e i sistemi parlamentari è un altro aspetto inquietante di Mein Kampf. Egli propugna uno Stato totalitario con potere assoluto investito nel Führer, affermando «L'istituzione parlamentare è per sua natura destinata a formare il terreno fertile per una forma speciale di menzogna politica, la menzogna della maggioranza». Questa visione autocratica ha portato allo smantellamento delle istituzioni democratiche in Germania e all'istituzione di un regime dittatoriale. Nel libro, Hitler discute ampiamente di propaganda e manipolazione psicologica. Riconosce il potere di influenzare l'opinione pubblica e dettaglia strategie per il controllo di massa. Una delle sue citazioni notevoli su questo argomento è «La grande massa di una nazione cadrà più facilmente vittima di una grande menzogna piuttosto che di una piccola». Questa comprensione della propaganda ha svolto un ruolo significativo negli sforzi del partito nazista di manipolare l'opinione pubblica a sostegno delle loro politiche radicali. Le opinioni di Hitler sulla guerra e sui conflitti in Mein Kampf sono altrettanto degne di nota. Egli percepisce la guerra come una parte essenziale e naturale della storia umana, necessaria per la sopravvivenza e l'espansione di una nazione. Afferma, «La guerra è non qualcosa di innaturale. Nella storia intera dell'uomo troverai più guerre che anni di pace». Questa glorificazione della guerra ha sostenuto le strategie militari aggressive del regime nazista, portando allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Un aspetto peculiare di Mein Kampf è l'attenzione di Hitler all'igiene personale e alla salute. Le sue abitudini personali, come astenersi da alcol e tabacco e propugnare il vegetarianismo, sono intersperse in tutto il testo. Questa ossessione per la purezza personale riflette la sua più ampia preoccupazione per la pulizia razziale e corporea. Infine, Mein Kampf rivela ghili interessi architettonici e artistici di Hitler. Aveva grandi piani per progetti architettonici monumentali,
con l'intento di trasformare città come Berlino in simboli del potere nazista. La sua storia personale come artista fallito a Vienna probabilmente alimentò queste ambizioni. Egli immaginava l'architettura come un mezzo per manifestare il potere della razza ariana, un tema che risuona in tutto il suo scritto. Ombre sulla Germania, l'influenza pervasiva di Il mio Kampf negli anni 30. La trasformazione della società tedesca lungo le linee delle ideologie di Il mio Kampf fu rapida e profonda. Entro il 1933, quando Hitler salì alla cancelleria, Il mio Kampf aveva venduto circa 240.000 copie. Questo numero schizzò in alto dopo la sua ascesa, con il libro che divenne un punto fermo nelle case tedesche. Entro la fine del decennio era quasi onnipresente nella società tedesca, simbolizzando l'accettazione diffusa dell'ideologia nazista. La retorica antisemita del libro, che incolpava gli ebrei dei problemi e delle difficoltà economiche della Germania, risuonava in una popolazione ancora scossa dalla Grande Depressione e dalle conseguenze del Trattato di Versailles. Nel campo dell'educazione e dell'indottrinamento giovanile, Il mio Kampf ha giocato un ruolo cruciale. Divenne un curriculum obbligatorio nelle scuole ed era un pilastro negli incontri della gioventù hitleriana. Una delle citazioni di Hitler dal libro, "Colui che possiede la gioventù possiede il futuro", riflette in modo appropriato l'attenzione del regime nazista sull'indottrinamento della generazione più giovane. Questa educazione non era solo accademica, era uno strumento per incorporare le ideologie naziste nelle menti dei giovani tedeschi. Il concetto di Lebensraum, delineato in Il mio Kampf, ha anche influenzato significativamente la politica estera della Germania. Le ambizioni espansionistiche di Hitler erano evidenti nella sua rimilitarizzazione della Renania nel 1936, una violazione diretta del Trattato di Versailles. Questo fu seguito dall'Anschluss con l'Austria nel 1938 e dall'occupazione dei Sudeti in Cecoslovacchia. Queste mosse aggressive, guidate dall'ideologia in Il mio Kampf, furono precursori dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939. Economicamente, le politiche del regime nazista, ispirate dagli scritti di Hitler, si concentravano sulla riduzione della disoccupazione attraverso lavori pubblici e riarmo. La costruzione dell'autobahn e l'istituzione del Reichsarbeitsdienst, servizio lavoro del Reich, facevano parte di questi sforzi. Entro il 1939, la disoccupazione era significativamente diminuita rispetto ai 6 milioni nel 1932, rafforzando il sostegno pubblico al regime. Culturalmente, Il mio Kampf ha influenzato vari aspetti della vita tedesca. Arte, cinema e letteratura furono censurati per conformarsi agli ideali nazisti. Il libro stesso divenne un'icona culturale nella Germania nazista, un regalo comune di matrimonio e un elemento fisso in molte case tedesche. Questa integrazione culturale ha contribuito a consolidare le ideologie naziste nella vita quotidiana. Le macchinazioni dell'inganno, svelando la rete di propaganda della Germania nazista. Sotto Hitler, che assunse il potere nel 1933, la propaganda divenne un'arma di controllo di massa, mirando ad allineare il pensiero tedesco con l'ideologia nazista. Il Ministero della Pubblica Istruzione e Propaganda, guidato dall'astuto Joseph Goebbels, fu strumentale in questo processo. Goebbels, un abile propagandista, controllava tutte le forme di media, modellando la narrazione per glorificare il regime e diffamare i suoi nemici. Sotto la sua direzione, il ministero orchestrò una campagna propagandistica incessante, infiltrandosi in ogni aspetto della vita tedesca. Mein Kampf servì come progetto ideologico per questa campagna. Il libro, che delineava i principi nazisti come la supremazia razziale ariana e l'antisemitismo, divenne uno strumento indispensabile nell'indottrinamento della popolazione tedesca. I suoi messaggi di rinascita nazionalistica trovarono eco nella Germania post-Versailles, contribuendo alla sua accettazione diffusa. Entro il 1939, il libro era diventato un elemento fisso nelle case e nelle biblioteche tedesche, usato sia come manifesto politico che come simbolo di lealtà al regime. La portata della propaganda nazista si estese in tutti gli ambiti della società tedesca. La gioventù hitleriana e la Lega delle ragazze tedesche furono indottrinate con estratti semplificati da Mein Kampf, modellando le menti dei giovani.
Anche l'industria cinematografica svolse un ruolo cruciale nella macchina propagandistica. Film come Il trionfo della volontà, 1935, e Olimpia, 1938, di Leni Riefenstahl, erano capolavori cinematografici che glorificavano il partito nazista e l'ideale ariano, incorporando sottilmente l'ideologia nazista nell'intrattenimento. L'antisemitismo fu un tema centrale nella propaganda nazista, con Mein Kampf che forniva il fondamento ideologico. Mostre come L'ebreo eterno, 1937, e film come Jesus, 1940, e L'ebreo eterno, 1940, furono espliciti nel loro messaggio antisemita, dipingendo gli ebrei come subumani e giustificando le politiche razziali del regime. Queste campagne d'odio furono efficaci non solo nel diffondere sentimenti antisemiti, ma anche nel disumanizzare gli ebrei, preparando la strada per l'Olocausto. La propaganda fu anche cruciale nel sostenere il morale tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Nonostante il peggioramento della situazione bellica e i bombardamenti degli alleati, la macchina propagandistica nazista continuò a proiettare un'immagine di forza e vittoria inevitabile. Ciò fu evidente nella rappresentazione eroica dell'esercito tedesco e nella demonizzazione delle forze alleate, progettate per mantenere il sostegno pubblico allo sforzo bellico. L'efficacia della propaganda nazista non risiedeva solo nella sua onnipresenza, ma anche nella sua capacità di sfruttare sentimenti preesistenti. Amplificò la disperazione economica, l'instabilità politica e l'umiliazione nazionale vissuta dai tedeschi nel periodo post-Prima Guerra Mondiale. Sfruttò anche atteggiamenti nazionalisti e antisemiti preesistenti, rendendo la propaganda più risonante con il pubblico. Echi controversi. La ricezione globale e la critica di Il mio Kampf, il manifesto infame di Adolf Hitler, ha suscitato una vasta gamma di reazioni in tutto il mondo dalla sua pubblicazione a metà degli anni 20. In Germania la sua ricezione iniziale fu tiepida, con circa 10.000 copie vendute nel primo anno. Tuttavia, con la crescita delle fortune politiche di Hitler, crebbe anche la popolarità del libro. Entro il 1939 era diventato una presenza ubiqua nella vita tedesca, con oltre 10 milioni di copie in circolazione. Questo drammatico aumento rifletteva l'ascesa al potere del partito nazista e la sua implementazione di politiche radicate nelle ideologie del libro. Negli Stati Uniti, Il mio Kampf fu pubblicato nel 1933 e vendette rapidamente decine di migliaia di copie. Intellettuali americani e la stampa furono critici, evidenziando il suo estremo antisemitismo e nazionalismo aggressivo. La recensione del Chicago Tribune lo dipinse come un manuale di idee folli, affermazioni arroganti e proclami bombastici. Questo sentimento fu fatto eco da molti giornali e riviste americani, che videro il libro come un pericoloso spaccato nella mente di Hitler. La reazione del Regno Unito fu di allarme e repulsione, in particolare dopo la sua pubblicazione nel 1939. Critici e figure politiche britanniche, incluso Winston Churchill, lo consideravano un chiaro indicatore delle ambizioni e delle politiche di Hitler. Churchill lo descrisse famosamente come il nuovo libro di fede e guerra, turgido, verboso, informe, ma incinta del suo messaggio, un testimone della crescente apprensione riguardo alle intenzioni della Germania nazista. Nell'Unione Sovietica, Il mio Kampf fu bandito, riconoscendo la sua posizione anticomunista e la minaccia ideologica che rappresentava. Stalin, nonostante il suo stesso governo autoritario, era acutamente consapevole della sfida rappresentata da Hitler e usò il libro per comprendere il suo omologo fascista. Il Medio Oriente vide varie ricezioni di Il mio Kampf. Traduzioni apparvero già negli anni 30 con alcuni nazionalisti arabi ed estremisti islamici che trovavano risonanza nel suo contenuto antisemita. Tuttavia, questa non fu una reazione uniforme in tutta la regione, con molti leader e intellettuali che condannarono la sua ideologia. Accademicamente, Il mio Kampf è stato ampiamente analizzato da storici e studiosi, servendo come testo cruciale per comprendere l'ideologia nazista e l'Olocausto. Nonostante la sua importanza come documento storico, il suo uso in ambito accademico è controverso e richiede una contestualizzazione attenta. Nell'era digitale, la disponibilità di
il mio Kampf online ha riaccensione i dibattiti sull'educazione storica contro la diffusione del discorso d'odio. Piattaforme e rivenditori online hanno lottato con queste questioni, scegliendo spesso di limitare o rimuovere il libro dai loro servizi. Oltre il Reich, l'odissea postbellica di Mein Kampf. Nel dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, Mein Kampf, il manifesto di Adolf Hitler, si trovò al centro di un dibattito globale sulla censura, la memoria storica e le restrizioni legali. Il libro, che aveva plasmato le terrificanti ideologie del regime nazista, si confrontò con un mondo drasticamente diverso nell'era post-bellica, alle prese con le conseguenze dell'Olocausto e le implicazioni più ampie della propaganda nazista. In Germania, l'approccio immediato del dopoguerra fu quello di proibire strettamente la distribuzione di Mein Kampf. Come parte degli sforzi di denazificazione, le potenze alleate, che avevano il controllo sui territori tedeschi, vietarono la pubblicazione e la vendita del libro. Questo divieto era radicato nel desiderio di eradicare l'ideologia nazista e prevenire la rinascita di sentimenti fascisti in una popolazione tedesca devastata dalla guerra e vulnerabile. Il diritto d'autore del libro fu trasferito allo Stato della Baviera, che cercò attivamente di limitarne la pubblicazione. Tuttavia, questo divieto non fu privo di critiche, con alcuni che sostenevano che il libro dovesse essere disponibile per studi accademici e come promemoria del passato. Altrove in Europa le reazioni variarono. In Austria, Mein Kampf fu vietato secondo le leggi che proibivano il revivalismo nazista. La Francia, che aveva sofferto sotto l'occupazione nazista, pose anch'essa un divieto sul libro, anche se l'applicazione variò nel corso degli anni. Al contrario, il Regno Unito e gli Stati Uniti si avvicinarono al testo in modo diverso, enfatizzando l'importanza della libertà di parola e della ricerca storica. Anche se Mein Kampf non fu ampiamente circolato in questi paesi, non fu esplicitamente vietato e le istituzioni accademiche spesso detenevano copie a scopo di studio, la prospettiva globale su Mein Kampf fu altrettanto diversificata. In molti paesi il libro cadde in una zona grigia legale ed etica. Paesi come Israele, casa di una significativa popolazione di sopravvissuti all'Olocausto, si confrontarono con l'eredità dolorosa del libro, riconoscendo l'importanza di comprendere le radici dell'ideologia nazista. Nel Medio Oriente, alcuni paesi videro circolare traduzioni non ufficiali, spesso usate per alimentare sentimenti antisemiti, mentre altri lo vietarono completamente. Il dibattito intorno a Mein Kampf si intensificò con l'avvicinarsi della scadenza del copyright detenuto dallo Stato della Baviera nel 2015, 70 anni dopo la morte di Hitler. Questa scadenza sollevò domande sulla disponibilità del libro e sulle responsabilità associate alla sua pubblicazione. Nel 2016, un'edizione critica, annotata da storici e destinata allo studio accademico, fu pubblicata in Germania, esaurendo la sua tiratura iniziale. Questa edizione mirava a demistificare il testo, fornendo contesto e analisi critica per contrastare la propaganda originale. Nell'era digitale, le sfide nella regolamentazione di Mein Kampf sono diventate più complesse. Internet ha reso l'accesso al testo più facile, sollevando preoccupazioni sul suo utilizzo nella diffusione di ideologie estremiste. Piattaforme online e rivenditori hanno dovuto navigare la linea sottile tra censura ed educazione storica, con approcci che variano significativamente da un paese all'altro. Tirannie divergenti. Esaminando il mio Kampf e gli scritti di Stalin. Nelle oscure cronache della storia del XX secolo, il mio Kampf di Adolf Hitler e gli scritti di Joseph Stalin si ergono come profonde testimonianze dei loro rispettivi regimi autoritari. Gli scritti ideologici di Stalin, raccolti nei 13 volumi delle opere di Joseph Stalin, si estendono dal suo governo dalla fine degli anni 20 fino alla sua morte nel 1953, plasmando la politica e il dogma sovietico. Il mio Kampf è un'esposizione della visione di Hitler per la Germania, immersa nell'ideologia razziale ariana e nell'antisemitismo, caratterizzata da frasi come «L'ariano è il Prometeo dell'umanità». Il suo tono aggressivo e razzismo esplicito contrastano nettamente con gli scritti di Stalin, che, sebbene autoritari, sono radicati nell'ideologia marxista-leninista,
concentrandosi sulla lotta di classe e sulla dittatura proletaria. Gli scritti di Stalin, privi del vitriolo razziale di quelli di Hitler, invocavano spesso la retorica marxista per giustificare politiche come la Grande Purga degli anni 30, che portò alla morte di oltre 1 milione di persone. Mentre entrambi i leader usavano i loro scritti come propaganda, i loro metodi variavano. Il Mein Kampf di Hitler serviva come un progetto diretto per l'ideologia del regime nazista ed era integrale alla sua macchina propagandistica. D'altra parte, Gilii scritti e i discorsi di Stalin erano principalmente mirati a rafforzare l'ideologia del partito tra i comunisti, spesso pronunciati in congressi del partito, come l'infame 16° congresso del Partito Comunista di tutta l'Unione, bolscevichi, nel 1930, dove Stalin delineò le politiche di collettivizzazione che avrebbero portato alla catastrofica carestia sovietica. L'elemento personale in Il Mein Kampf di Hitler differisce significativamente dallo stile impersonale di Stalin. La narrazione di Hitler include il suo viaggio personale, plasmando la sua ideologia politica, mentre i testi di Stalin, come il suo rapporto 18° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1939, riguardano più la politica e la dottrina del partito, privi di aneddoti personali o riflessioni. L'impatto di queste opere non può essere sopravvalutato. Il Mein Kampf ha gettato le basi per l'Olocausto e la Seconda Guerra Mondiale, risultando nella morte di milioni. Allo stesso modo, le politiche di Stalin, sottese dai suoi scritti, hanno portato alla Grande Purga e alla carestia ucraina, Holodomor, causando morte e sofferenza diffuse nell'Unione Sovietica, con stime delle sole morti per carestia che arrivano fino a 7,5 milioni. In termini di linguaggio, lo stile emotivo e persuasivo di Hitler in Il Mein Kampf contrasta con la prosa spesso asciutta e amministrativa di Stalin. La retorica di Hitler era progettata per incitare, esemplificata nei suoi appelli per l'unità e l'espansione tedesca, mentre gli scritti di Stalin, come il suo articolo del 1934 La rivoluzione di ottobre e le tattiche dei comunisti russi, riflettono un approccio pragmatico alla governance e all'applicazione ideologica. Confrontando il Mein Kampf con gli scritti di Stalin, vediamo due stili distinti di controllo autoritario attraverso la letteratura. Il lavoro di Hitler è un manifesto appassionato pieno di ideologia razziale e fervore nazionalistico, mentre gli scritti di Stalin sono una miscela di teoria politica e giustificazione delle politiche, contrassegnati dal loro tono dottrinale e dalla mancanza di narrazione personale. Tuttavia, entrambi i set di scritti hanno svolto ruoli cruciali nella formazione dei rispettivi regimi e hanno avuto impatti profondi sulla storia globale, servendo come promemoria dell'influenza potente esercitata dai leader dittatoriali attraverso il potere delle loro parole. Tiranni nei testi, disvelando Mein Kampf e il libretto rosso di Mao. Nel regno della letteratura totalitaria, Mein Kampf di Adolf Hitler e le citazioni del presidente Mao Zedong di Mao Zedong si ergono come testi monumentali, ognuno riflettendo le ideologie dei loro autori e regimi. Il libretto rosso di Mao, una raccolta dei suoi discorsi e scritti, pubblicato a metà degli anni 60, divenne un simbolo onnipresente della Cina maoista, con oltre 6 miliardi e 500 milioni di copie stampate, rendendolo uno dei libri più pubblicati a livello globale. Mein Kampf è un'opera vasta che espone la visione di Hitler immersa in nozioni di superiorità razziale ariana e fervente antisemitismo. La retorica di Hitler, come la personificazione del diavolo come simbolo di tutto il male, assume la forma vivente dell'ebreo, esemplifica l'estremo razzismo che permea il libro. Il libretto rosso di Mao, al contrario, è una raccolta concisa dei pensieri di Mao sull'ideologia e la rivoluzione comunista. Include affermazioni famose come «Il Partito Comunista è il nucleo di leadership di tutto il popolo cinese. Senza questo nucleo, la causa del socialismo non può essere vittoriosa», riflettendo la centralità del Partito Comunista nella visione di Mao. Entrambi i testi servirono come potenti strumenti di indottrinamento all'interno dei rispettivi regimi. Nella Germania nazista, Mein Kampf era un testo fondamentale nelle scuole e tra i membri del partito nazista, modellando l'ideologia del pubblico. Il libretto rosso in Cina era più di un semplice materiale di lettura.
Durante la rivoluzione culturale 1966-1976 era un accessorio obbligatorio, servendo come costante promemoria dell'onnipresenza di Mao e dei principi del Partito Comunista. L'impronta personale di ciascun leader è evidente nelle loro opere rispettive. Mein Kampf dettaglia la prima vita di Hitler e il suo sviluppo ideologico, mescolando autobiografia con ideologia politica. Il libretto rosso di Mao, sebbene non autobiografico, è profondamente personale nella sua riflessione sui pensieri e sullo stile di leadership di Mao, rappresentando la sua autorità incontestata all'interno del Partito Comunista. Gli impatti sociali di questi testi furono colossali. Mein Kampf pose le basi ideologiche per l'Olocausto, che portò alla morte di 6 milioni di ebrei. Il libretto rosso fu centrale nella rivoluzione culturale di Mao, un periodo di intensi sconvolgimenti sociali in Cina, caratterizzato da persecuzioni diffuse e stimato aver causato la morte di milioni di persone. In termini di stile, Mein Kampf è verboso e dogmatico, riflettendo il tentativo di Hitler di stabilire un quadro ideologico completo. Il libretto rosso, con il suo stile succinto e aforistico, era progettato per il consumo di massa e incapsulato dalla frase di Mao: «Un esercito senza cultura è un esercito ottuso, e un esercito ottuso non può sconfiggere il nemico». Confrontando Mein Kampf con il libretto rosso di Mao, ci addentriamo in due ideologie totalitarie distinte, ma altrettanto impattanti. Il manifesto di Hitler offre una visione dettagliata di gerarchia razziale e destino nazionale, mentre il testo di Mao funge da guida alla rivoluzione e al governo comunista. Entrambe le opere hanno giocato ruoli fondamentali nel plasmare le ideologie dei regimi nazista e maoista, dimostrando l'influenza profonda della parola scritta nelle mani di leader autoritari. Eredità complessa. Il dilemma persistente di Il mio Kampf, il manifesto infame di Adolf Hitler, mantiene il suo fascino controverso nella cultura contemporanea, anni dopo la sua prima pubblicazione nel 1925. Questo libro, che ha svolto un ruolo critico nella formazione dell'ideologia nazista, ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo, incarnando un'oscura attrazione per molti. Nella Germania post-bellica, le potenze alleate implementarono il divieto di Il mio Kampf come parte degli sforzi di denazificazione. Questo rimase in vigore fino al 2015, quando scadde il copyright. La successiva pubblicazione di un'edizione critica nel 2016, annotata da storici, fu accolta con interesse e controversia. Questa edizione mirava a fornire contesto e critica all'ideologia di Hitler e vendette oltre 85.000 copie nel solo primo anno, evidenziando l'interesse persistente nel comprendere questo oscuro capitolo della storia. A livello internazionale, la ricezione del libro variava significativamente. In paesi come la Turchia, Il mio Kampf ha vissuto un'ondata di popolarità, diventando un bestseller nei primi anni 2000, con rapporti di vendita di 100.000 copie in soli 2 mesi del 2005. Ciò ha suscitato preoccupazione per la sua potenziale influenza sulle ideologie estremiste. Nel Medio Oriente, il libro è stato distribuito in varie forme, a volte utilizzato da gruppi radicali per propagare visioni antisemite. Ad esempio, nel 2002, un editore libanese ha riferito di vendere 10.000 copie all'anno. Le complessità etiche di Il mio Kampf derivano dalla sua doppia natura di documento storico e manifesto dell'odio. Mentre gli storici enfatizzano l'importanza di studiare il libro per comprendere le radici del terrore nazista, c'è un rischio intrinseco di abuso per promuovere agende estremiste. L'avvento di Internet ha esacerbato queste sfide, con le piattaforme online che lottano con questioni di censura ed educazione storica. La responsabilità morale che circonda lo studio e la diffusione di Il mio Kampf è un argomento di dibattito continuo. Alcuni sostengono che l'interazione con il testo sia necessaria per un'analisi critica e la denuncia delle sue ideologie. Altri mettono in guardia che qualsiasi forma di coinvolgimento potrebbe involontariamente conferire legittimità ai suoi messaggi d'odio. Mentre chiudiamo questa esplorazione di Il mio Kampf di Adolf Hitler, un testo che ha risuonato attraverso i corridoi della storia con le sue oscure ideologie, è fondamentale ricordare l'impatto duraturo di tali scritti. Scritto nelle ombre della prigione di Landsberg nel 1924 e pubblicato tra
il 1925 e il 1926, questo manifesto è diventato una pietra miliare dell'ideologia nazista, lasciando un segno indelebile sul mondo. È un promemoria, come Winston Churchill una volta saggiamente notò, coloro che non riescono ad imparare dalla storia sono condannati a ripeterla. Dalla sua fredda difesa della supremazia ariana al suo fervente antisemitismo, il Mio Kampf non solo ha plasmato la traiettoria del XX secolo, ma serve anche come un severo avvertimento del potere delle parole e delle ideologie di influenzare e corrompere. Mentre voltiamo l'ultima pagina di questo capitolo della storia, portiamo avanti le lezioni che ci impartisce, assicurandoci che tali tenebre non trovino di nuovo la loro via nel racconto del nostro futuro.